E ritorniamo in diretta dopo la giornata di ieri, caro Saiuz, qui dal MEI, il nuovo MEI Defense, anno 2015, questo meeting delle etichette indipendenti. Ieri insomma ci siamo dati da fare, Luca, con tante interviste. Oggi tu sei la prima della giornata, quindi evviva. Dovrei perdonare la nostra, se siamo un pochino arrugginiti, che ci dobbiamo ancora svegliare. Scherzi a parte, Luca, raccontami un po' di te. Cosa ci fai qui innanzitutto? Innanzitutto oggi sono qua per fare il Campus MEI, quindi fare sì, diciamo, gli ascolti dei ragazzi che portano il loro demo, per avere consigli dalla fattura alla potenzialità discografica, eccetera eccetera. Fra un'oretta c'è la premiazione del video dell'anno al Festival del Cinema, il nuovo Festival del Cinema del MEI, al Cinema Sarti, ma in questo momento siamo qua per uscire dalla veste, diciamo, di addetto ai lavori e rientrare in quella di artista per la promozione di questo album, mio disco solista, che si chiama appunto Giochi di Maschera e che è stato pubblicato il 18 maggio. 18 maggio, tra l'altro, di quest'anno. Canti in italiano, che stile? Sì, io allora, diciamo, vario molto, ma in questo progetto sì, sono canto in italiano, quindi un disco di cantautorato rock, quindi sì, ho i testi in italiano, perfetto, e li rifaccio proprio a tradizione cantautorale italiana, ma le musiche parlano inglese, quindi le musiche sono rock, sono ispirate alla fine dei 70, e quindi c'è una spruzzata di due mondi, quantomeno. Allora, mondi già dei titoli vedo qualcosa di interessante, senza nemmeno sapere. Tipo, vabbè, la terzultima, no, diciamo, perché non è carina, ma invece l'ultima, Tenco, di chi parla? Assolutamente, parlo di Luigi Tenco. Sì, sì, guarda, è un io mi medesimo appunto nella storia di Tenco, in particolare nell'ultimo giorno di vita di Tenco, quindi sì, questo momento nel 1967, quando lui va a Sanremo, rischia tutto e perde. Allora, ho cercato di immedesimarmi proprio in quello che può aver provato lui quella sera dopo la decisione della giuria, che lo ha eliminato, che non l'ha ripescato, certo, quella, certo, quella di critica, sì, sì, e quindi il pezzo è proprio dedicato a quello. Quindi c'è una piccola strofa iniziale in cui è in terza persona, poi io assumo la prima persona di Tenco con molta umiltà e cerco di darle la mia versione. E è un pezzo a cui tengo molto, l'ho messo come ultimo pezzo perché dopo non deve esserci più nulla in questo album, cioè dopo questo chiude e questa è la chiusura del disco. Si ripartirà con qualcosa. Esatto. E no, bella questo cenno anche storico, perché sai, Luigi Tenco, dice anche tu, non stiamo parlando dell'altro ieri, però esatto, sì, tuttora magari i giovanissimi no, però almeno i giovani sì, insomma, se ne parla. Tra l'altro vedo il Piotta da quelle parti, scusa. Sì. C'è anche il Piotta, c'è anche Zibba, mi sembra. Sì, c'è un po' di gente, un po' bello così. Parlando di colleghi cantatori ligure, perché sono di Genova, quindi mi rifaccio anche a quella. Infatti, se vedi la copertina dell'album, sì, c'è Genova, c'è una cartina, una antica cartina di Genova, qua, che poi continua, se apri la confezione. Vedi, proprio vedi le vie. Alcune io non ce l'ho nemmeno più, perché è una vecchissima cartina che qua è completa sotto il CD. Ma è bellissima questa cosa. Aspetta, facciamo solo vedere, teniamo sì, il CD, certo, facciamo vedere. Sai, c'è la copertina del CD e anche i testi, da cui il terzultimo che non ho citato. In particolare il terzultimo. E soprattutto Saiuz, se ci sei, dimmi se si mette a fuoco la cartina che trovate all'interno del CD. Così? Perfetto, perché come i potenti mezzi dello zoom manuale. Sì, rimettiamo il CD. Rimettiamo il CD, Science. No, detto questo, quindi diciamo, per me oggi, cioè, non ti esibirai. Oggi non mi esibisco. Esattamente. E come date invece, dove... Come allora, ho appena finito il tour promozionale dell'album e sto valutando un po' di date nuove che sono già fissate come posti, ma non ancora come giorni e ore. Quindi non mi sbilancio, perché poi dico una data e poi in realtà 5 esatto, giorni dopo... Beh, come posti vai molto sì, in Genova. Diciamo, allora, faccio delle cose in Liguria, faccio delle cose in Toscana, faccio delle cose in Lombardia, e soprattutto in queste tre regioni, ma ho spaziato spazio anche ad altre cose. Una cosa, così, una nota di pittoresca, una tournée negli Stati Uniti di 2 settimane nel 2014 con un altro progetto ovviamente in lingua, in lingua inglese. E in quel caso, quale etichetta ti sta, diciamo, aiutando? Qua stiamo lavorando, questa qui è la Old Mill Records di Marco Canepa, che sarebbe ha lavorato con Giorgio Gaber, Celentano, Mina in Italia, pure con personaggi come John Anderson dei Soul Day, Yes, eccetera eccetera, Supertramp, tutti, insomma, una moltitudine di personaggi interessanti, King Crimson, cioè, quindi è quella l'etichetta fondamentale che mi segue. Però diciamo, si fanno tante cose in collaborazione con molti personaggi. Che ti muovi bene sul territorio, anche fuori dal territorio, come si dice in gergo.
online, e online invece i social? Assolutamente, sono presente su Facebook come Luca Masperone, proprio nome e cognome, esatto. E internet Luca www.luca.com. La tua pagina Facebook? È la mia pagina Facebook, okay. È il mio sito internet e ovviamente poi i canali Spotify, eccetera. Ormai bisogna anche così, non è che possiamo dimenticare. E Luca Masperone, quindi noi cosa faremo di Radio Styles, cosa che cerchiamo sempre di nel nostro, noi cerchiamo di dare spazio e voce a tutti. Oggi e anche ieri eravamo e siamo qui al Mail, noi tutti ogni sera nei vari programmi che abbiamo tra la settimana dato sugli artisti, in caso musicali, e quindi noi ti invitiamo a essere a pattina da noi con consiglio che non avrebbe detto la regia Treviso, noi siamo i vari conduttori speaker per tutta la Genova, se la possibilità di avere una connessione internet, noi ti seguiremo come artista in modo da poter adesso anche la foto metterla sulla nostra pagina e ovviamente poi la tua pagina, ok, molto volentieri, con anche questo video che ora non siamo in diretta, ma c'è anche una registrazione che è appunto all'interno del podcast, che appunto verrà poi a sua volta girato a tutti gli artisti sulla tua pagina. E quindi adesso facciamo solo una foto per adesso il fotografo, allora, fotografo ufficiale. Facciamo così, ma ora devo far vedere anche il CD col microfono. Quando è il CD? No, si vede il CD, eh? Sì, CD. Perfetto. Aspetta, mi raccomando, ci vediamo poi su Radio Styles. Grazie, ciao.